Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog, o meglio video, story time. Purtroppo al momento non riesco a girare video in scuderia poiché non ho nessuno che mi filma e non è molto facile fare video in prima persona, quindi mi auguro di portarvi presto un vlog insieme a Frizzy, anche se vi dico che su TikTok metto video quasi tutti i giorni della cavalla. Quindi vi invito a iscrivervi anche al mio TikTok se ne avete la possibilità. Su TikTok sono LaraVanilla21. Andate a vedere i miei video se vi va. Sono quasi a 10.000 follower e questo mi fa molto piacere. Allora, lo story time di oggi è come ho superato la paura di andare a cavallo. A me è venuta paura perché ho montato dei cavalli che non erano adatti a me e forse non erano proprio adatti a un principiante. Infatti, quando ho iniziato di seriamente andare a cavallo, ovvero nel 2004, mi avevano dato da montare un cavallo della scuola che aveva il vizio di strappare le redini dalle mani dei principianti e ogni volta che lo faceva, chiunque lo montava si ritrovava sul collo, anche perché era un cavallo alto circa 1,80 m. Ai tempi facevo monte inglese, come potete immaginare. E da lì è iniziata a venirmi la paura, soprattutto di questo cavallo che aveva questo gesto. Poi, più avanti, ho iniziato a montare una cavalla che era di mia proprietà, che aveva paura di tutto ed era stata la mia prima cavalla. Non ne parlo mai perché non mi è piaciuta molto questa esperienza, quindi non parlo tanto di questa cavalla, però c'è stata. Praticamente tenevo questa cavalla in un maneggio che aveva una tensostruttura, quindi d'inverno andavano a chiudere tutti i lati e la cavalla, che non era abituata a essere montata in un posto del genere, ogni rumore, ogni ombra, qualsiasi cosa sospetto si spaventava e scartava, quindi in una lezione di un'ora almeno 5-6 scarti li prendevi tutti e io avevo associato la cosa che quando le alzavo le orecchie arrivava lo scarto, infatti quasi sempre succedeva così. Quindi avevo paura ed ero spaventata, ansiosa, perché mi aspettavo sempre la cavalla che si spaventava. E ormai ero abituata così, quindi ogni volta che salivo a cavallo avevo l'ansia. La soluzione per me, la soluzione adatta a me per farmi passare la paura è stata comprare la Vanilla, che è stata la mia seconda Quarter Horse. Vanilla è una cavalla molto coraggiosa che ha molta esperienza, almeno aveva molta esperienza a farlo al passato, perché come sapete adesso la cavalla è in paddock ed è in pensione. È una cavalla, l'ho presa a 9 anni, aveva molta esperienza alle spalle e di sicuro non si andava a spaventare per delle scemenze, quindi piano piano è riuscita a tranquillizzarmi e farmi passare le mie paure. Infatti è stata la cavalla che mi ha insegnato di più e io le sarò grata per sempre. Quindi a me è passata la paura grazie alla cavalla giusta. Quindi se avete paura di andare a cavallo o avete paura di qualcosa, degli scarti, delle scroppate, delle impennate, io vi dico che è normalissimo perché capita a tutti di avere paura, anche i migliori, però le paure sono fatte per essere superate e affrontate. Quindi se avete paura di qualcosa vi consiglio di parlarne con i vostri istruttori e loro vi aiuteranno a superare questo problema. Io l'ho superato grazie a solo la cavalla ed è stata proprio lei a farmi capire che non avevo motivo di aver paura perché lei non mi avrebbe mai messo in pericolo. Infatti è stata lei a darmi fiducia e io ho preso tanta fiducia grazie a questa cavalla perché prima non avevo praticamente fiducia in me stessa e Vanilla è stata molto importante per me sotto questo punto di vista. Quindi il cavallo giusto e l'istruttore giusto possono veramente fare la differenza. Questa è la mia piccola storia. Se volete sapere qualche episodio in particolare, fatemelo sapere, scrivetemi qua sotto e io vi farò lo story time. Mi sarebbe piaciuto fare un video più lungo, però alla fine la storia è abbastanza breve perché appunto tutto il merito è di Vanilla. E le mie paure erano associate a,
ai cavalli sbagliati che avevo montato. Infatti, grazie a questi cavalli sbagliati, mi sono resa conto che i cavalli fifoni non sono adatti a me. Per questo è importante, prima di comprare un cavallo, provarne diversi per capire, per avere un'idea del carattere che può andare bene per noi. Nel senso, io ho provato montando cavalli fifoni, che a me i cavalli fifoni non piacciono, non mi trovo con loro e che mi piacciono i cavalli tranquilli, quindi quando andrò a comprare un cavallo prenderò un cavallo del genere. Il senso è questo. Almeno se si monta più cavalli, prima di avere il proprio si fa un'idea di cosa è giusto o no per noi. E infatti io mi sono fatta questa idea e non andrò mai più a comprare un cavallo fifone. Che appunto quella è stato un acquisto, diciamo, a scatola chiusa, perché praticamente mia mamma, per farmi una sorpresa, mi aveva regalato sta cavalla, ma io sta cavalla non l'avevo mai mai provata, perché se l'avessi provata sicuramente non l'avrei comprata, perché non era la cavalla giusta per me e io sinceramente sono contenta di averla venduta. Può essere una cosa scandalosa da sentire dire, ma sono contenta di averla venduta perché non era proprio adatta a me come cavalla, proprio proprio per niente. Quindi io vi ringrazio per aver guardato il video, per avermi ascoltato, per esservi iscritti al canale. Se non vi siete iscritti, fate sempre in tempo a iscrivervi. Vi ringrazio. Qua sotto ci sono tutti i miei social, Instagram, TikTok, gli altri non me li ricordo. Va bene, vi saluto. Ciao ciao, al prossimo video. Ciao!